altro boss, altro tutorial. Allora, Berlinger, questo boss è abbastanza semplice da fare, non ha molte cose particolari, tranne una OE che fa un danno d'aria che bisogna schivare con il roll, cioè, ovvero con questa mossa. Quindi, diciamo, è abbastanza semplice come boss. Ora vi mostro come si uccide e andiamo. Allora, pure questo boss, attacchi melee iniziali, non fa abilità particolari, diciamo dall'inizio. Ecco. Qui bisogna essere molto veloci per schivare quell'attacco. In sostanza, appena vedete il cerchio rosso, subito immediatamente scappare e non aspettare come ho fatto io. Poi fa queste strisce a terra che bisogna schivare, così come ho fatto io. Ecco qua. Vedete, strisce rossa, ve ne andate e poi ritornate all'attacco. Cioè, è questo il boss, sostanzialmente è questo. Striscia da schivare. E poi si ritorna all'attacco, solo che lui te la fa 2 volte di consecutive. Questa sarebbe la seconda fase, perché inizia una prima fase che solo melee, che dura poco comunque. Seconda fase, fa questo cerchio e poi quelle strisce a terra. Terza fase, poi fa quel cerchio a terra e poi 2 strisce a terra di 2 tipi, quindi sono 2 abilità diverse. Vedi, ora ne fa una, ora ne dovrebbe fare un'altra. No, ancora no. Ancora non è in quella fase. Ecco, io ho perso tempo e mi becco tutto il danno. Quindi, come vedete, non bisogna perdere tempo a skillare con il boss, perché sennò, cioè dargli colpi di abilità. Perché sennò riprende subito con quell'abilità lì. Non, ecco, primo colpo, vediamo se dal secondo. Ecco, secondo colpo. Questa è la terza fase. Ecco, via subito. Se perdevo un secondo in più mi avrebbe fatto male. Invece ora gli faccio male io. Dico, in alternativa, quando lui fa quella cosa, nel caso in cui avete il roll in cooldown, perché magari l'avete utilizzato per schivare un'altra sua abilità, ora, come lui mi fa di nuovo la striscia, vi mostro cosa fa. Quindi non girate attorno alla striscia perché vi prende subito. Ecco, la cosa più intelligente da fare, vabbè, la cosa più intelligente è passarli attraverso. Disimpegnate la zona in un periodo molto più breve che girare attorno alla skill. Cioè, non è difficile da fare, bisogna solo prestare attenzione ad alcuni accorgimenti e si uccide facilmente o comunque con poco sforzo. Andiamo, che ho preso Dexter Spear. Niente.
Vediamo se è meglio. 57 fa 4 attack, 19 attack. Ci perde un attacco, però proporzione è più statistica questo. Quindi va, piglio questo. Va bene. Fine tutorial.